65 punti per la capolista Virtus Ostia, 58 per l'Atletico Anzio Lavigno. Si gioca questa sera il big match proprio qui alla Coccinella, per a questo punto forse per accorciare un po' le distanze per quanto riguarda la formazione allenata da Mauro Fontemaggi e magari allungare per la Virtus Ostia in caso di vittoria. Più cordiale buonasera che vi giunge da Daniele Porcelli per gli amanti del calcio a 5 del futsal su Mondo Futsal. Le riprese esterne affidate a Giulia Onorati. Sulla destra dove c'è Ruzza, il pallone indietro da parte di Di Lorenzo, Mastro Francesco ancora a sinistra, sulla sinistra c'è il tiro e Della Ciana alza la palla sopra la traversa. Le ragazze dell'Anzio Lavigno vanno a salire, resta indietro soltanto Ruzza. Di Lorenzo, la finta con il corpo, la palla messa in mezzo, ancora l'ingegnere Leonetti. Basquali a sinistra ci prova la soluzione, subito in avanti c'è il rovesciamento di fronte, va a recuperare Di Lorenzo, se ne va da sola e c'è il palo solo a dire di no dalla della Carra. Il tiro, Ruzza sale Lanzio Lavigno, Aiello, la poi l'ambucata e c'è il gol! Il vantaggio di Marzia, Mastro Francesco, arriva il gol. Leonetti recupera Di Lorenzo, lo scambio con Ruzza, se ne va, piruetta su se stessa, poi si avventa sul pallone ancora Ruzza, prova la soluzione, ancora Di Lorenzo, continua a insistere, tenta di andare a togliere il pallone, c'è Ruzza, prova la soluzione, lei! C'è la ribattuta da parte di Della Ciana. Aiello recupera il pallone, se ne va da sola Giulia Aiello, il raddoppio di Giulia Aiello, gol per il raddoppio dell'Anzio Lavigno. Recupera Pasquali, poi per l'Anzio Lavigno Spalazzi, la palla messa in mezzo e il sombrero da parte di Pasquali e arriva anche il gol. Davanti alla barriera parte la rincorsa, il tiro sotto la traversa e arriva il pareggio da parte di Pasquali, poi si accentra, retropassaggio all'indietro dove c'è Leonetti, la palla alzata con la testa, smanaccia Maglione, tenta di accentrarsi, palla se ne va, adesso a questo punto Pasquali molto pericolosamente prova il diagonale, chiude Mastro Francesco, adesso ha veramente sprecato. Di Lorenzo ci prova, Della Ciana in due tempi, in avanti Spalazzi prova a mettere in mezzo la possibilità, c'è ancora la chiusura di Mastro Francesco, la ripresa dell'azione con Danella, subito in avanti prova la soluzione Aiello, Mastro Francesco vuole provare a caricare il tiro, ci prova e si salva Della Ciana, calcio d'angolo, Aiello ci prova ancora Della Ciana verso Spalazzi, tocca Ruzza, se ne va adesso Aiello, prova ad accentrarsi, non c'è la chiusura sul secondo palo, c'è il fischio, parte Pasquali, il tiro e stavolta Maglione ci mette le mani alzando il pallone sopra la traversa, c'è Pasquali ancora libera il tiro dalla distanza, il gol di Pasquali. Carra, Leonetti, fredda Maglione e c'è il quarto gol della Virtus Ostia con Di Lorenzo per l'Anzio Lavigno che tocca all'indietro con Aiello, ci prova dalla distanza Della Ciana, para e su questa conclusione si chiude il confronto. Il signor Apollonio dice che può bastare, la Virtus Ostia batte l'Atletico Anzio Lavigno per 4-2.